grazie sia santificato tu, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ave Maria. Ah, ci siamo. Che ti è accaduto? Niente, niente, dormi, buonanotte. Mi svegli piccini. Sì, hai ragione, ma addormento, sta zitto. Dove vai? Mi rivesto, mannaggia, non posso dormire. Mi metterò a sedere qua davanti alla porta, sulla strada. Aria, aria. Ma che ti è accaduto? Che è? Quella canaglia, quel farabutto, quel nemico di Dio. Chi? Ciancarella. Il notaio. Mi ha fatto dire che mi vuole domani alla villa. Ebbene? Ma che può voler da me un uomo come quello? Porco, salve il santo battesimo, porco, e dico poco. Aria, aria. Da che nel paese la consorteria clericale era stata abbattuta e il partito nuovo degli scomunicati aveva invaso i seggi del comune, Spatolino si sentiva come in mezzo a un campo nemico. Con pochi altri operai rimasti fedeli alla Santa Chiesa, Spatolino aveva fondato una società cattolica di mutuo soccorso tra gli indegni figli della Madonna Addolorata. Si era intestato come presidente di quella società cattolica a promuovere processioni nella ricorrenza delle feste religiose. Ciancarella, il notaio, era notoriamente nemico di Dio. Una volta aveva osato fino anche da aizzare i cani contro un santo sacerdote, Don La Gaipa, e si era recato da lui per intercedere in favore di alcuni parenti che morivano di fame. Buonasera, ti devo annunciare. Ciao, Spatolino sono. Il notaio mi aspetta. Si accomodi. Oh, signoria, un certo Spatolino l'aspetta. Ah, Spatolino, bravo. Siediti. Tu sei un indegno figlio, è vero? Sì, signore, e me ne vanto. Della Madonna Addolorata, che comandiate dai? Ecco, un tabernacolo. Come dice? Vorrei costruito da te un tabernacolo. Io credo che Vossignoria voglia scherzare. E che? Non ne sono forse degno secondo te? Mi perdoni, ma perché così all'improvviso lei deve commettere un sacrilegio? Chi vuol gabbare? Dio? No, Dio vede tutto e non si lascia gabbare da Vossignoria. Imbecille, che saggio di Dio, verbe di terra. Va, 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 io mi metto a ragionare con te adesso. Sai come mi è venuto in mente? Ho avuto un sogno la scorsa notte. Tu sai come io tratto, non voglio impicci di nessun genere. Spese è tutto, fa da te, senza seccarmi. Quando avrai finito, mi cercherai. Sì, signore. E quando sarà pronto? Beh, ecco, se dovrà essere così grande, come dice, ci vorrà almeno, che so, un mese. Sta bene, andiamone insieme a vedere il posto. Stabilito il posto, lì, proprio di rimpetto al cancello, si avviò a casa di Don La Gaipa, il suo confessore. Questi, all'accenno della costruzione del tabernacolo, trasecolò.
Sì, signore. Al decellone, vorrei sapere da vostra reverenza se debbo fuori. Lo dice a me, pezzo d'asino. Ha avuto un sogno, dice. Broglione! Non sta cercando. Broglione, se Dio veramente gli avesse parlato in sogno, gli avrebbe suggerito di aiutare quella povera gente dei Lattuca, che mentre protegge Montoro, capisci, quegli atei socialisti a cui lascerà tutte le sue ricchezze. Basta! Che cosa vuoi da me? E poi di sto tabernacolo! La gente che passava a piedi o a cavallo rideva e scrollava le spalle. A nessuno veniva in mente che il notaio potesse aver ordinato quel tabernacolo. Tutti, invece, ignorando che quel pezzo di terra appartenesse pure al Ciancarella, pensavano che Spatolino costruisse lì quel tabernacolo per far dispetto al vecchio usuraio, e ne ridevano. Intanto, come se Dio veramente fosse sdegnato di quella fabbrica, capitarono a Spatolino tutte le disgrazie, il Ciancarella, un colpo apoplettico, di quelli genuini, e in capo a 3 ore, morto. Nessuno allora poté più levar dal capo a Spatolino che quella morte improvvisa del notaio fosse la punizione di Dio sdegnato. Ma non credette, dapprima, che lo sdegno divino dovesse rovesciarsi anche su di lui. Supponendo anche per un solo momento che gli abbia potuto darti un incarico così contrario dal suo modo di pensare e di sentire. Non risulta da nulla, che vuoi dunque da noi? E tieni di sto tabernacolo, se non ti accomoda, ricorri al tribunale. Ricorsi al tribunale, Spatolino, poteva forse perdere? Perdette, sì signori, perdette, perché il servo del Ciancarella, passato ora al servizio di Montoro, andò a deporre che Spatolino aveva lui l'intenzione di costruire un tabernacolo proprio lì, di rimpetto al cancello. Spatolino scappò via dalla sala del tribunale come levato di cervello. Il giorno che gli arrivò la notizia che anche in corte d'appello aveva perduto, non fiatò. Con gli ultimi soldi che gli erano rimasti in tasca, comprò 1,5 metri di tela bambagina rossa, 3 sacchi vecchi e ritornò a casa. Come è stato? Che vuol dire? Sì, là, fuori dentro il tabernacolo. Dite davvero? Davvero. I carrettieri, che passano per lo stradone, si fermano un pezzo lì davanti, poi se ne vanno. Il rumor dei carri si spegne a poco nel silenzio e il povero Cristo si riaddormenta, senza più pensare che è parato da Cristo, con la tonaca di sacco e il mantello di bambagina rossa.